gioco di forze, credo si possa dire che bisogna ripartire da Gramsci anche in questo. In un passaggio dei Quaderni, anch'esso a mio giudizio fondamentale, Gramsci dice che una teoria può dirsi rivoluzionaria solo quando sia vertice inaccessibile al polo dei dominanti. Cosa ci sta dicendo Gramsci? È evidente che se la società nel seno del modo capitalistico della produzione si struttura in maniera conflittuale, anzi potremmo dire bipolare conflittuale, servo, signore, dominanti, è evidente che le due prospettive sono, non soltanto gli interessi delle due parti sono incomponibili, ma anche le prospettive, lo so, evidente. Una cosa abbastanza nota chi abbia letto anche i testi di Marx. Ciò che per gli uni è progresso, magnifiche sorti, per gli altri è sfruttamento, miseria. Ciò che per gli uni produce palazzi magnifici, per gli altri produce tuguri orribili, sto citando i manoscritti del 44. Ora è evidente che in questa prospettiva il conflitto di classe è anche un conflitto immateriale, simbolico sempre, tra prospettive. Ecco, è una teoria, può dirsi rivoluzionaria, ci dice Gramsci, solo se non può essere incorporata dalla classe dominante. Che se fosse incorporato, incorporabile nella classe dominante, non potrebbe essere rivoluzionario, semplicemente sarebbe una sorta di ordine simbolico giustificante l'ordine dei dominanti, l'ordine reale, concretissimo dei dominanti. Ora, il punto è esattamente questo, che manca una teoria rivoluzionaria nella misura in cui anche i cosiddetti contestatori si muovono secondo mappe concettuali che non soltanto sono assimilabili dalla parte dominante, ma che anzi sono dettate ad hoc dalla parte dominante, sono le categorie stesse che legittimano e glorificano il dominio del dominante. Vi porto soltanto un caso che rientra in questo nuovo ordine simbolico dominante che potremmo con Gramsci chiamare la nuova superstruttura del mondo post 1989 e che abitualmente viene chiamata pensiero unico, per alludere appunto a questa cappa monoculturale opprimente che si pretende l'unica possibile e che in realtà ha come propria modalità argomentativa la delegittimazione a priori di tutte le altre prospettive, liquidate indistintamente come fasciste, staliniste, rossobrune, populiste, complottiste e via discorrendo. Ecco, è evidente che per l'elite finanziaria dominante, che ha come proprio orientamento lo scioglimento di tutto ciò che solidamente può ancora frenare l'avanzata della forma merce, Paolo parlava di società liquida ed è in questa chiave che occorre secondo me comprendere le ragioni del perché la società tende a farsi liquida, perché deve liquidificare, deve sciogliere tutti gli elementi solidi che ancora possano arginare l'avanzata illimitata della forma merce, la sua estensione totale. Ecco, in questo scenario è chiaro che l'obiettivo a cui guarda il capitale con la sua classe dominante è, così disse Margaret Thatcher nel 1988, un unico mercato senza limiti e confini. Unico mercato senza limiti e qui l'essenza, come dire, il piano di volo di quella che voglio chiamare l'unica internazionale oggi esistente, che è l'internazionale liberal finanziaria, che deve appunto creare un unico mercato senza limiti reali e immaginabili. Ora è evidente che per questa elite dominante nel tempo della fine del comunismo il nemico rispetto a questo progetto di inglobalizzazione, saturazione del mondo e quindi sconfinamento, di abbattimento di ogni confine. Forse ricorderete che in America pochi mesi fa i più accesi nel protestare contro l'idea di confini avanzata dal signor Trump furono le multinazionali, proprio Nike in testa, note esportatrici di diritti umani, di benessere generalizzato. In questo scenario è chiaro che dal punto di vista dell'elite dominante la desovranizzazione, cioè la destrutturazione dei centri statali come ultime barriere del politico in grado di arginare
economico deregolamentato, se questa è la logica di sviluppo del capitale, è evidente che il capitale veda come fumo negli occhi ogni riferimento all'idea di sovranità. E la logica del capitale oggi è quella di desovranizzare il mercato, in modo che possa la libera circolazione delle merci e delle persone, più precisamente la libera circolazione delle merci e delle persone mercificate, chiamano, no? Delocalizzazione, dumping salariale, immigrazione di massa, tutte cose di cui siamo ampiamente consapevoli. Ecco, se questo è lo scenario, è ovvio che la parte opposta è quella dei dominati, tutto l'interesse avrebbe invece a ricostruire la propria egemonia culturale a partire dal concetto di sovranità, come possibilità delle masse senza denti, deplorevoli e plebaglie, di riacquistare un potere costituente, una sovranità che permetta di esprimere democraticamente una volontà popolare, in grado di porre dei limiti, dei confini al capitale. E invece, complice le prestazioni degli intellettuali, le masse pauperizzate, senza denti e deplorevoli, in larga parte sono indotte a far loro il lessico dei dominanti. Globalizzazione a tutti gli effetti, guai a parlare di sovranità nazionale se non sei un fascista. Il fascista se parla di sovranità nazionale, no? Questo è il punto, laddove invece non si dimentichi mai che tutte le grandi conquiste welfaristiche dei lavoratori sono state ottenute nel Novecento non malgrado gli stati sovrani nazionali, ma nei confini e grazie la potenza degli stati sovrani. Questo è un punto su cui bisogna avere consapevolezza. Per cui è chiaro che il capitale mira a togliere gli stati sovrani nazionali a parole perché vuole evitare l'imperialismo fascista, in realtà perché vuole togliere i diritti sociali e le conquiste del lavoro. Prova ne è, lasciatemi dire, che l'imperialismo continua ad esistere, si chiama oggi mondializzazione americanocentrica, che è un imperialismo 2.0, e spariscono invece esattamente i diritti sociali e le conquiste. Questa è la beltà della globalizzazione.